Benvenuti a questo nuovo video, io sono Yumi e come potete vedere mi piacciono moltissimo le felpe con le orecchie, più sono velose, oltretutto più mi piacciono. Va bene, a parte questa parentesi, oggi volevo farvi vedere un altro video, un altro tutorial su come fare dei guanti in licra. Lo dico subito, tenete presente che questa tecnica che io userò purtroppo non è regola d'arte, forse le sarte inorridiranno probabilmente. Però è una tecnica che io utilizzo spesso e è una tecnica molto facile, molto semplice, che può fare chiunque. Lo dico appunto, non è a regola d'arte, lo ripeto, però vengono fuori dei guanti abbastanza carini. Tenete solo presente una cosa, che per utilizzare questo sistema dovete utilizzare una stoffa assolutamente elastica, come la licra o simili. Per fare questi guanti avrete bisogno semplicemente di una matita, un foglio di carta velina per carta modelli, una squadra e un metro per misurare, per prendere le misure. Niente, vi lascio al tutorial e spero possa esservi utile come sempre. Ciao ciao! Bene, eccoci qua con l'inizio del nostro tutorial. Allora, come vi stavo dicendo prima, vi servirà appunto una matita, un foglio di carta velina per carta modelli, una squadra e ovviamente un metro per prendere le varie misurazioni. Allora, per iniziare potete scegliere un lato dritto del vostro foglio, non è obbligatorio, ma potete comunque anche poi squadrare il foglio con la vostra squadra. Comunque sia, io per comodità ho scelto già un lato dritto. In questa zona qui verrà l'apertura del guanto, da cui poi infileremo ovviamente la mano. Mi dispiace che qua la vedete già disegnata, ma purtroppo mi è finita la batteria mentre stavo facendo il primo video e quindi ho dovuto rifarlo da capo. Quindi per prima cosa dovete squadrare il foglio in questo modo qui. Vi appoggiate in un punto del foglio, vi mettete questo angolo bello pari al lato, diciamo, che volete prendere riferimento e fate una squadratura. Squadrate il foglio in questo modo qui. Quindi avrete una linea retta. A questo punto vi servono due misure. Vi faccio vedere. Allora, in questo caso io voglio che il mio guanto arrivi all'incirca a questa altezza qui, quindi vi servirà la misura del vostro braccio, la circonferenza del punto più largo del vostro guanto. Dividete questa misura per 2 e la riportate qui e dovrà essere, voi prendete sempre di riferimento la riga che avete tirato. Questa misura, che nel mio caso erano 12 cm, dovrà essere esattamente a metà di questa riga. Quindi 12 cm saranno 6 cm da questo lato e altri 6 da questo. Stessa cosa faremo per la zona del polso. Questa è una misura standard che prenderete e prenderete il vostro polso all'incirca qui. Farete appunto la stessa cosa, se si fa sempre la metà, che sono in questo caso 7, stessa cosa, 3,5 di qua e 3,5 di là diventano 7 cm. Poi vi serve la misura, la lunghezza del vostro guanto, dal polso, esattamente qui dove inizia la mano, fino al punto che volete che sia lungo, che nel mio caso erano 31 cm, e fate un segno in questo punto qua. Fate proseguire un po' la linea, così vi farà una linea guida per l'altra parte.
E ora viene questa parte qui, che è una cosa che sicuramente penso da bambini avremmo fatto tutti. Vi dovete mettere, possibilmente con il centro del vostro braccio il più possibile sulla riga, e mettete la vostra mano dove finiva il guanto, così. Cercate di tenere le dita il più possibile divaricate e a questo punto dovete fare il contorno della vostra mano. Tenete sempre presente di farlo un pochino più largo. Ovviamente poi dovrete andare a ricoprire con la stoffa tutta la circonferenza del dito, quindi se voi e della mano, la mano è comunque ha uno spessore, ha un volume, quindi se voi fate esattamente il contorno della vostra mano, il guanto diventerà troppo piccolo. E a questo punto siete pronti, potete ritagliare la vostra sagoma. E adesso vi faccio vedere come riportarlo sulla stoffa. Allora, ovviamente servirà della stoffa, degli spilli e dei gessetti colorati o bianchi. In questo caso io lo prendo colorato perché la mia stoffa è bianca, ce n'è un po' di tutti i colori. Va bene. E ovviamente un paio di forbici, possibilmente da stoffa, che tagliano bene, che siano affilate. Allora, il vostro cartamodello già preparato, e a questo punto prendiamo la stoffa. Come potete vedere, la mia è una licra elastica, e dobbiamo utilizzare la stoffa dal lato dal rovescio. Dovete piegarla doppia così. Ok, la piegate doppia, posizionate il vostro cartamodello, lasciate sempre un po' di bordo qui, lasciate sempre un po' di bordo. Mi dispiace che è bianco su bianco, purtroppo non si vedrà forse benissimo, però mi serviva così, quindi incominciate con gli spilli a fermare il vostro cartamodello sulla stoffa. Non c'è bisogno che lo fermate in ogni punto, su alcuni modelli c'è bisogno di fermarlo il meglio possibile, ma in questo caso assicuratevi solo che sia ben appiattito sulla stoffa. Ok, eccoci qua. A questo punto o ritagliate subito la stoffa, io magari farò così, così anche mi tolgo tutto il resto che mi dà un po' fastidio, che pende troppo, quindi mi scivola continuamente, come potete vedere. Tenete sempre un po' di bordo, eh? E qui abbiamo il nostro guanto messo su stoffa. A questo punto controlliamo che anche dietro ci sia tutto. Sì. A questo punto dobbiamo fare il contorno del nostro cartamodello. Quindi, di norma si usano i punti lenti, che vi farò vedere poi in un altro video. Volevo farne uno a parte perché quello, diciamo, che riguarda le varie tecniche di cucitura è un argomento un po' diverso, però si può utilizzare anche un gessetto colorato. Io ne utilizzo uno blu perché la stoffa è bianca, quindi allora. Questi gessetti sono anche fatti apposta per essere poi cancellati facilmente con un lavaggio, ma vedrete che la maggior parte dei segni poi se ne andrà via da sola, non si imprimono molto sul tessuto. Ovviamente dovrete cucire tutti su tutto il perimetro del guanto, stando attenti ovviamente a fermare bene questa parte qui, a fare dei punti di fermo per evitare che ogni volta poi voi tirate, questa parte sarà molto soggetta a stress, quindi cucitela bene in modo che non si apra poi.
ho fatto il mio contorno e a questo punto potete fare due cose: o imbastire con un filo da imbastitura, eccolo qua, questo filo qua, filo da imbastitura, così potete avere già un'idea del vostro guanto e provarlo, oppure cucire direttamente a macchina. Se cucite direttamente a macchina potete fare questo lavoro qui, togliete ovviamente il cartamodello e mettete degli spilli, io probabilmente farò così, mettete bene gli spilli per tutto il perimetro, il più possibile, in modo che insomma le due parti di stoffa restano belle attaccate. Ok, togliete tutti gli spilli e continuate a fare come ho fatto prima, mettendo tutti gli spilli bene lungo il perimetro. Quindi ci vediamo alla fase successiva. Eccoci qua con il nostro guanto pronto. Purtroppo ho dovuto accendere una luce artificiale perché il sole è calato, quindi non si vedeva più niente. Allora, non so se riuscite a vederlo, comunque io ho tolto gli spilli o eventualmente l'imbastitura, se avete scelto questo metodo. Ho fatto a macchina tutto il contorno del guanto e adesso il guanto è ancora al rovescio. E prima di girarlo è meglio che lo andiamo a provare. È meglio che lo testiamo. Magari mi levo questa. È meglio provarlo a vedere se più o meno abbiamo azzeccato tutte le misure. Tenete presente che questo è un guanto molto aderente, infatti io voglio che sia così. Se lo volete più largo, ovviamente lo fate più largo. Mi piace molto questa parte perché mi sento sempre un'anatra palmata, praticamente una specie di animale palmato. Con ecco qua. Sì, direi che le misure più o meno ci siamo. Adesso cosa facciamo? Ci leviamo il guanto e dobbiamo andare a ritagliare tutto l'eccesso. Quindi andiamo a ritagliare abbastanza vicino al bordo. Vi consiglio di fare questo procedimento un po' per volta. Incominciate a togliere un po' di scarto e poi fate una prova, lo rindossate e piano piano togliete il grosso. Comunque sia, alla fine dovete togliere molto, molto di quello che, molto dello scarto, ecco. Bene, abbiamo quasi finito. Allora, il guanto abbiamo ritagliato tutto l'eccesso, abbiamo eventualmente aggiustato delle piccole imperfezioni, magari qua, perché provandolo mi sono accorta che nelle dita avevo dello scarto ancora da togliere, le rotondità da sistemare e niente, quindi possiamo iniziare a girarlo. Lo dobbiamo rivoltare con un guanto, appunto. Ora, dopo aver fatto questa operazione, vi accorgerete, calzando bene il guanto, se appunto ci sono ancora delle piccole regolazioni da fare, da sistemare ancora un po' le cuciture. Infatti a me già dà l'idea che un pochino qualcosina ci sia da fare. Comunque sia, il guanto è questo qui, è fatto, e a questo punto potete decorarlo, sistemarlo, chiuderlo come meglio credete. Dovete fargli ovviamente un orlo qui e niente, potete anche eventualmente dipingerlo, potete dipingere la stoffa e, come magari vi farò vedere in un altro video, anzi un video che ho già fatto, e magari vi metto il link così vedete come è possibile dipingere sulle stoffe elastiche. In questo caso si parla di calze, ma vale lo stesso principio anche per la stoffa come la lina. Va bene, ciao ciao! Bene, il tutorial è finito, vi ho fatto vedere la mia bellissima felpa che a me piace tantissimo e niente, spero che vi possa essere utile per fare qualche guanto, se avete bisogno di fare un guanto veloce e credo di aver parlato anche troppo come al mio solito. Vi
lascio e spero di rincontrarci al prossimo video. Ciao!